Bentrovati con Zona Napoli Futsal, ci ritroviamo dopo la settimana di sosta per i campionati per l'impegno della nazionale per affrontare le ultime due giornate di campionato del Napoli Futsal in Serie A. Saranno tutte in contemporanea, sabato domani alle 18 e poi l'ultima alle ore 21 con il Napoli. Tra l'altro, anticipiamo, sarà in diretta su Sky Sport per la sfida contro il Pesaro. E allora è stato un Napoli che ha vinto l'ultima gara in campionato contro l'Active Aorte nettamente, un'altra vittoria in trasferta, l'ennesima di questa stagione che ha consolidato il secondo posto in classifica. Partiamo dunque dai risultati, quindi riepiloghiamo quello che è successo nell'ultimo turno di campionato con i risultati della 28ª giornata: Meta Catania 6-1 con il Cosenza, Sandro Abate 3 contro l'Eleo 84-5, Feldiepoli 7-3 col Mantova, Ciampino 0-7 col Genzano, Pomezia 5-3 col Zara Conserina, Came 4-3 con l'Olimpia Verona, Pesaro 5-3 con l'Impulso Roma e, come detto, la vittoria del Napoli 5-0 con l'Actiba per una classifica che vede l'Olimpus Roma già matematicamente prima da tempo a 68 punti, il Napoli Futsal a 53, ad una lunghezza l'Eleo 84-52, Genzano 50, Meta Catania 49. 47 la Feldiepoli, queste squadre sono già di diritto qualificate ai playoff. Bisogna determinare le ultime due posizioni con Sandro Abate a 45 insieme al Pesaro, col Pomezia a 41 e con la Came, prossima avversaria di Napoli, a 39, che è ancora un lumicino di speranza per agganciare il treno dell'ottava piazza. Sala Consilina 37, Cosenza e Active 30, Ciampino 18 col Mantova e Olimpia Verona a 2 punti. Saluto Achille Strombetta, ufficio stampa, addetto stampa della Napoli. Ciao Achille, ben trovato. Ciao Fabio, buonasera a tutti. E allora, è un Napoli Futsal, come detto, che ha vinto l'ultima gara a Orte, ha sfruttato queste 2 settimane per recuperare parzialmente qualche giocatore, anche se qualcuno resta acciaccato. Però facciamo una cosa, ci riguardiamo insieme, perché non li abbiamo visti, ovviamente perché non siamo andati in onda la scorsa settimana, gli highlights della vittoria con l'Active, quindi ancora un po' di emozioni in gol per il Napoli Futsal in questa splendida vittoria di 2 settimane fa. Intanto vediamo che Giuseppe Curri va a depositare il mazzo di fiori. Le nostre telecamere prontamente e arrivano gli applausi per Vincenzo Davino. Prima della gara verrà premiato anche Iuri Bellobuono, che è l'ex della partita. Duarte prova ad inserirsi. Bolo, tutto buono. Tomeia tiene il pallone in campo. Poi Tomei, la conclusione. Barzan, ancora Igor. Pallone per Poletto. Perde il pallone Fabio Poletto, ne approfitta Canal. Prova ad rinvolarsi Canal. La conclusione dentro Marco Scigliano che si incarica la battuta di questo calcio d'angolo. Pallone all'indietro per Igor. Oitomeia è girato. Prova a servire Igor. Prova la conclusione. Conquistati su 39 disponibili. Active Network che invece è ferma da un po' di tempo a quota 30. Intanto la conclusione di Scigliano. Come detto, Active Network. Dodicesima posizione, intanto Canale, il tocco sotto, Thiago Perez gli di Duarte, all'indietro per Borruto, Curri, ancora Borruto, Curri contro Canale, Borruto, la medica Igor, Poletto, pallone per la medica, prova l'uno contro una medica, si allunga la conclusione di Romano, Igor. Prova la conclusione personale, Borruto, c'è la conclusione. Zan. Oitomeia, Caverzan, si allunga il pallone. Thiago Perez, avanza indisturbato. Pallone per Lepadatu, Lepadatu! Pallone che rimane lì. Igor, prova l'uno contro uno, Igor, la conclusione, il salvataggio in casa contro l'Olympus Roma, intanto il fallo. Igor,
la conclusione che termina fuori di un soffio. A cercare Saponara, rimane a terra Saponara, Zan, la porta è vuota, Igor Ruto potrebbe provare la conclusione, Collini a Borruto gli dice di stare immobile in barriera, va Igor, la conclusione, la palla gli rimane lì, Poletto, Caverzan, Curri per Caverzan, Poletto, gli rimane lì Poletto, per Caverzan e Poletto, gli rimane lì Poletto, pallone per Borruto, Borruto si gira, Borruto fa 1-0, magia del Titi Borruto, lo rivediamo, gol pazzesco d'angolo per i partenopei, Borruto all'indietro per De Luca e a tre dall'Eco City Genzano. La conclusione intanto di Gliano, altro errore di Sonic Scigliano, ora va a cercare Igor, pallone per Lepadatu, va Bolo, fa 2-0 Napoli, signori. Vedremo, intanto Ercolessi, se ne va Ercolessi, pallone in mezzo, 3-0 di Ercolessi, partita in ghiaccio e in meno di 9 minuti, in meno per la precisione di 6 minuti il Napoli. Romano. Pallone per Igor, prova la conclusione alta. Duarte mantiene il pallone in campo, Duarte, Duarte, pallone in mezzo, arriva il 4-0 di Duarte che chiude la partita, gol bellissimo di Duarte, la finta e poi il tocco sotto. La Borruto, porta vuota, Borruto, Igor, Borruto, fa 5-0, cala la cinquina il Napoli, 17° centro per Borruto, primo tentativo rimpallato e poi Borruto, palo colpito dall'Active Network con Lepadatu, Curri, Curri, la conclusione De Gennaro, Lepadatu, Romano, la conclusione, Oitomeia, ancora Canale, ancora Romano. Appuntamento per sabato 20 aprile alle ore 18 con Active Network, Ital Service Pesaro. Eccoci tornati, allora abbiamo visto le immagini della vittoria con il Napoli che aveva trionfato sul campo dell'Active. Io voglio ricordare anche in questo spazio, l'abbiamo già fatto, però il collega Vincenzo Davino che è venuto a mancare purtroppo con un tragico lutto che ha colpito tutto il mondo del Calcio 5, era direttore di Calcio 5 Live, Vincenzo era un amico, ha seguito per anni le vicende del sito Calcio 5 Live, era il direttore appunto, ha seguito per anni attraverso le fotografie, era il service ufficiale dell'Olympus e dell'Eco City Genzano, ovviamente come noi svolgeva questo lavoro anche per le riprese. Noi abbiamo accompagnato l'addio di Vincenzo Davino il giorno di Pasquetta anche con il Napoli Futsal, con la Coppa e che è stata portata proprio al funerale di Vincenzo, e che lui amava tantissimo il suo lavoro, era molto legato al Napoli, alla famiglia Perugino, e anche sull'ultimo numero di Calcio 5 Live il club manager Pietro Fodirini ha raccontato proprio il ricordo, appunto raccontato Vincenzo, di quanto ormai lui fosse
parte della famiglia del Napoli Futsal. Ci fa piacere ovviamente che Antonio Iozzo insieme alla moglie Pina abbiano subito preso in mano le redini del sito per continuare lo splendido lavoro che ha fatto Vincenzo in questi anni. Ovviamente noi siamo vicini a loro e con il sostegno, con l'abbraccio e con tutto quello che possiamo fare per far sì che il grande lavoro di Vincenzo non venga assolutamente perso, così come siamo sicuri che sarà, perché, ripetiamo, per il grande lavoro che ha fatto Vincenzo e per quello che stanno facendo i ragazzi per continuare la storia di Calcio 5 Live. Achille, il Napoli vince ancora una partita in trasferta, no? Quindi l'ennesima di questa stagione sul campo dell'Active, una vittoria importante, però adesso bisogna mettere il punto esclamativo in questo campionato per consolidare il secondo posto, perché sarebbe importantissimo in chiave playoff. Ricordiamo che l'ultima poi ci sarà anche questo scontro diretto tra Ecositi e L'84, importante, però il Napoli deve guardare a se stesso, adesso deve provare a battere la cave, poi si vedrà l'ultima giornata. Sì, un altro successo in trasferta, il nono di questa stagione per il Napoli sul campo dell'Active Network, un'altra prestazione importante degli azzurri che però adesso, a partire da domani contro la Camp e poi contro il Pesaro, sono chiamati a concretizzare quanto di buono fatto in questa stagione, anche in campionato ovviamente, per blindare il secondo posto e arrivare poi alla griglia dei playoff nella miglior posizione possibile, perché ricordiamo ovviamente chi arriva secondo ha la possibilità di giocare gara 2 ed eventuale gara 3 in casa, quindi sarebbe un enorme vantaggio per il Napoli nella cornice del Palaiacazzi sostenuto dal proprio pubblico. Che tra l'altro va sottolineata la presenza dei tifosi anche ad Orte che hanno sostenuto la squadra incondizionatamente per tutti e 40 minuti, e quindi sicuramente per il Napoli giocare gara 2 ed eventuale gara 3 in casa potrà essere un grande vantaggio. E allora, abbiamo sentito questa mattina in conferenza stampa Ercolessi, che ha parlato ovviamente del momento degli azzurri e anche della prossima sfida con la Camera. Sentiamo che cosa ha detto. Conferenza stampa, vigilia della sfida tra Napoli e Camme, programma alle 18 al Palaiacazzi di Aversa. Siamo con Ercolessi. Ciao Marco. Ciao a tutti. Marco, arriva la penultima giornata di campionato, il Napoli è sicuro dei playoff, però ovviamente adesso c'è questo rush finale in cui bisogna consolidare il secondo posto. Sì, partita difficile, partita che determinerà, questa è l'ultima del campionato, la griglia dei playoff, che è ancora tutto aperto, tutto da giocare. Però noi dobbiamo pensare a noi, guardare queste due partite per arrivare poi bene ai playoff e arrivare nella miglior posizione possibile in griglia. Il Napoli ha risposto alla grande, una vittoria proprio con l'Active, quando era necessario ovviamente portare a casa i 3 punti per tenere a distanza le squadre lì dietro. Come dici tu, ovviamente ci sono tanti incroci, tanti scontri diretti, la classifica è ancora corta alle vostre spalle. Il Napoli non può assolutamente permettersi di fare passi falsi se vuole mantenere questa piazza, soprattutto se vuole restare comunque nella griglia delle prime quattro, che già sarebbe importantissimo. Sì, è stata una gara importante con l'Active, non era facile, considerando che sì, li avevamo incontrati in Coppa Italia, avevamo vinto, però avevamo perso qua in casa nostra all'andata con un risultato brutto, diciamo così. E sicuramente è stata importante, visto appunto la griglia ancora da determinare. C'è stata la sosta e adesso ci sono queste ultime due partite prima di iniziare i playoff e come ho detto prima la cosa importante è cercare di portare a casa il massimo dei punti per mantenere il secondo posto e quindi avere anche una migliore griglia in classifica. Napoli ci arriva con qualche giocatore ancora non al top, ovviamente mancherà Diego per il lutto familiare che lo ha colpito, ci sarà comunque, c'è un gruppo che ha dimostrato spesso in questo campionato di rispondere all'appello, come dicevi anche tu nella gara dell'Orte, e forse è proprio questa la chiave diciamo, di importante del Napoli di questa stagione, come ha fatto vedere la Coppa. È un gruppo che sta sempre superiore alle assenze. Sì, è chiaro, ovviamente le assenze fanno parte del campionato,
di tutta la stagione, e bisogna cercare di sopperire, e credo che in questo il gruppo è coeso, è unito, che cerca di, appunto, di sopperire le mancanze. In questo prendo 30 secondi per abbracciare Diego per quello che gli è successo, e spero che si risolva la cosa, anche se quando succede un lutto purtroppo è sempre difficile, e spero che riesca a tornare forte come prima. Mi mando un abbraccio e niente, lo aspettiamo. Marco, arriva la Came, che è una squadra che negli ultimi anni, nonostante a volte qualche partenza un po' ad handicap, anche l'anno scorso, alla fine è riuscita sempre a ritagliarsi lo spazio per i playoff. Forse quest'anno può avere qualche difficoltà in più, perché è distante, diciamo, 6 punti dalla possibilità, 2 giornate alla fine, però resta una squadra di assoluto valore, resta una squadra che vuole giocarsi le ultime sue chance. Conosciamo anche il valore di un gruppo, in questo caso con Silvio Roccia, che lo allena da tantissimi anni, che vuole vendere Caralape. Sì, come abbiamo detto prima, è ancora tutto aperto, anche le griglie dei playoff, e quindi la stessa Came, ovvio, non dipende solo da loro, perché devono cercare di fare 2 vittorie e sperare comunque anche in altri risultati, però sicuramente vengono qua per finché c'è la possibilità ci proveranno, e quindi noi dobbiamo stare attenti. È un gruppo, il loro, comunque sempre coeso da tanti anni, che gioca insieme, quindi comunque da quel punto di vista sono un gruppo che si conosce. Ovviamente sapremo che daranno cara la pelle, è quello che dovremmo fare pure noi, però credo che dobbiamo comunque far valere, diciamo, la classifica che c'è, il distacco che c'è tra noi, dobbiamo poi dimostrarlo in campo. E allora, queste le parole di Ercolesi in conferenza stampa questa mattina. Ricordiamo, ovviamente, come ha sottolineato anche Marco, l'abbraccio del Napoli Futsal a Diego Mancuso, che è dovuto volare in Brasile per la scomparsa della cara mamma Teresa, e quindi ovviamente non sarà nel match. Lo aspettiamo ovviamente al ritorno, Diego, quindi ancora un grande abbraccio a tutta la famiglia del Napoli Futsal. Per le assenze Achille, oltre a Diego Mancuso, probabilmente il mister terrà ancora fuori Yuri Bellobuono, con il portiere che sta recuperando l'infortunio che ha avuto da qualche tempo, e sta cercando ovviamente di recuperare quanto prima per essere pronto per i playoff, e dovrebbe essere fuori anche De Simone e Colletta, con un piccolo problema fisico. Sono sicuramente giocatori importanti, però in questo momento è ovvio che la partita con la Came è priorità, però si pensa già forse anche ai playoff per tenere al top i giocatori, così come è stato per la Final Four di Coppa Italia. Achille, scusami, per quanto riguarda la Came invece, è una squadra che, abbiamo detto, sembra ormai tagliata fuori dal discorso playoff. C'è l'intervista che ha rilasciato Loris Di Guida, la facciamo vedere, eccola qua. Loris Di Guida, quella che sta per concludersi è stata una stagione caratterizzata da alti e bassi. Sicuramente c'è un po' di rammarico per non aver centrato l'obiettivo dei playoff, che secondo me era a nostra portata. Questo è l'unico rimpianto. Sono convinto che meritavamo di arrivare tra le prime 8 posizioni per quelli che sono stati i valori umani e sportivi, però purtroppo lo sport va così e dobbiamo accettarlo. Ovviamente parla di onorare la maglia, insomma anche loro si sentono già tagliati fuori dal discorso playoff. C'è un lucido di speranza, resta comunque una squadra molto difficile da affrontare, la Came. Sì, assolutamente, la Came è comunque una squadra esperta, anche se occupa la 10ª posizione, e la 10ª posizione a 6 punti dall'8º posto, quindi servirebbe letteralmente un miracolo con la Came, che dovrebbe vincere le prossime 2 partite, e con una tra Pesaro e Sandro Abate invece perderle, ma con grande differenza di gol. Quindi
praticamente la CAM è quasi spacciata. Nonostante ciò, però, verrà sicuramente a Napoli per onorare la maglia, per onorare il campionato, ma soprattutto per ben figurare al Palaiacazzi, che in casa del Napoli, comunque una tra le squadre più forti appunto della Serie A. Tra l'altro, nella CAM ricordiamo che c'è Pietrangelo, l'ex portiere del Napoli, con un roster ricco di esperienza, con Turk, Saconda, allenato da Mister Rocha, giocatori che sono insieme da tanto tempo, giocatori esperti che si conoscono e quindi sicuramente verranno a Napoli per fare la loro partita. Per quanto riguarda invece il Napoli, le assenze che hanno caratterizzato, possiamo dire, gran parte della stagione non saranno sicuramente una scusante, come ha ben ricordato Ercolesi in conferenza stampa, perché il Napoli è un gruppo forte, è un gruppo coeso e quindi sicuramente saprà fare a meno delle quattro assenze probabili e scenderà in campo per vincere la partita e sperare di raggiungere matematicamente invece i playoff in caso di passo falso di L84 e Genzano, no, non matematicamente i playoff, scusate, ma il secondo posto. E allora, tutti ovviamente al Palazzetto dello Sport, voglio fare un attimo un passaggio sul settore giovanile. Prima di tutto partendo da questo video, eccolo qua, lo facciamo vedere dai social, se ci riesco sempre, eccolo qua, il muro del calcio. Quindi questa iniziativa con il club Forza Napoli Cesa, la facciamo vedere, Achille, guarda qui che bello, con il Napoli Futsal, con una giornata magnifica che c'è stata, dove? Raccontaci tutto. Sì, il Napoli Futsal domenica, in assenza ovviamente del campionato, è stato presente presso la corte dell'associazione Forza Napoli Cesa, dove è stato appunto inaugurato il muro del calcio, alla presenza del club manager Pietro Foderini, che è andato appunto come rappresentante del Napoli insieme ovviamente alla mascotte Pinuccio. È stata una mattinata ovviamente all'insegna dello sport, dei giovani. Qui vediamo in particolare il prete che inaugura il muro, e ancora una volta il Napoli presente in una a stretto contatto con i cittadini, con in questo caso la cittadina di Cesa, un'altra iniziativa sociale da parte della società, testimonianza che il Napoli opera in tutti i settori, sia sportivi che non, a 360 gradi. Eccolo qua, vediamo pure la foto con l'immagine di Pinuccio, eccoli qua tutti insieme, qualche altra foto con i bimbi, con la nostra mascotte Pinuccio, ovviamente sono foto autorizzate, perciò le facciamo vedere con i ragazzini e con tutti coloro che sono stati lì in questa splendida inaugurazione. Bellissima, bellissima iniziativa del Napoli Futsal, e facciamo anche gli auguri a Massimo, eccolo qua, vedi, Massimo De Luca, che con la sua compagna hanno compiuto un passo importante, no? Verso la promessa di matrimonio, eccoli qui, belli, felici. Poi speriamo che Massimo si possa regalare lo scudetto con Napoli e il matrimonio in estate. Il suo sogno era quello di conquistare qualcosa di importante a Napoli, lo ha fatto già con la Coppa Italia, però magari lo scudetto sarebbe più bello per Massimo. Settore giovanile, dobbiamo fare un passo indietro purtroppo con i ragazzi dell'Under 19 che non ce l'hanno fatta, no? Achille, peccato, sono usciti al primo turno, però complimenti lo stesso. Sì, è arrivata una sconfitta nel primo turno playoff per l'Under 19, 5-4 contro la Feldieboli. Nonostante una grande rimonta nel secondo tempo, gli azzurrini non sono riusciti a centrare la vittoria, e purtroppo ovviamente dal punto di vista sportivo termina qui la stagione. Però ovviamente è stato fatto un bellissimo percorso d'inizio anno con un gruppo nuovo, un mister nuovo che ha lavorato bene sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista umano, e ovviamente l'anno prossimo gli azzurrini ci riproveranno, ma l'importante è aver raggiunto una maturità mentale, una maturità fisica e una maturità tale da far avvicinare questi ragazzi sempre di più al mondo del calcio a 5, ovviamente vestendo i colori del Napoli Futsal. Under 15, bene l'ultima giornata, ovviamente notizia di qualche giorno fa con la vittoria sul campo della Sandor Abate, eccola qua, con la foto dei ragazzi la facciamo vedere, e io scorro velocemente perché c'era anche la foto di una convocazione, sì. La faccio vedere, eccola qui, arriva, eccolo qua, un azzurrino al torneo delle regioni, il nostro Manuel Capasso, classe 2007, è stato selezionato per partecipare alla rappresentativa della Campania al torneo delle regioni Under 17, che si svolgerà in Calabria
a partire dal 25 aprile, quindi complimenti. A Manuel, per il settore giovanile ci sono altri impegni? Mi sembra di no, giusto? C'è l'ultima giornata dell'Under 17 provinciale che chiuderà il campionato, per il resto al momento diciamo le attività continuano con gli allenamenti, ma le gare al momento diciamo, sono terminate. Perfetto, guardiamoci il prossimo turno della Serie A al completo, lo leggiamo insieme come sempre con la 29esima giornata, tutte in contemporanea alle 18, Saracensina Genzano e le 84 Feldi Ebri, altra grandissima partita, Roma Pomezia, Active Pesaro, Cosenza Sandro Abate, Olimpia Verona, Ciampino, Mantova, Meta Catania e Napoli Futsal Came Treviso, con la grafica che ci ricorda l'impegno degli azzurri alle ore 18 al Pala Jacazzi di Aversa, tutti a sostenere il Napoli. Le modalità d'ingresso quali sono, Achille? Il biglietto costerà soltanto 5 euro, under 14 ed over 60 invece entreranno gratuitamente. E ovviamente per chi non riuscisse a venire al Palaia Cazzi c'è sempre la diretta su Futsal TV a partire sempre dalle 18. Grazie Achille. Ciao Fabio, buona serata a tutti. Grazie sempre a tutti coloro che ci seguono qui su questo spazio a Calcio Napoli 24, grazie agli sponsor parte del Napoli. Noi ci vediamo la prossima settimana.